Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale AC News. In questo video vi porterò le anticipazioni di Terra Amara per la puntata in onda mercoledì 19 luglio. Sarà una puntata ricca di emozioni in cui vedremo finalmente Fecheli e Duncar tornare insieme, riaccendere la loro fiamma e proteggere un futuro insieme. Nel frattempo, Zuleia entra di nascosto a casa di Yilmaz e appena lui la vede, la abbraccia calorosamente, confessandole quanto le sia mancata. Poi le chiede perché non ha denunciato Mushgan e lei spiega che se avesse fatto ciò avrebbe rischiato di perdere tutto, compreso l'amore suo e la possibilità di stare con i suoi figli. Così Yilmaz le propone di scappare insieme il più presto possibile, portando con sé anche Kerem, nonostante il dolore di separarlo dalla madre. Yilmaz rassicura Zuleia che saranno felici con i loro figli, avendo già provveduto a ottenere i passaporti, anche se ci vorranno molti soldi per farlo. Decide quindi di vendere tutte le sue proprietà, ad eccezione della casa che lascerà a Mushgan. Nel frattempo, Fecheli e Unkar si incontrano come di consueto e lui la sprona a non nascondere le sue lacrime, mostrando comprensione per il suo dolore, durato per 40 anni. Fecheli le confessa di essere anch'egli devastato dal comportamento di Mushgan e di non riuscire a perdonarla per aver tentato di uccidere una madre e il bambino innocente. Non può però fare del male a Kerem, quindi chiede a Unkar di perdonarsi reciprocamente e di tornare a sorridere. Lei gli chiede perdono e Fecheli ribadisce di non aver mai smesso di amarla. Fecheli ricorda un momento nella loro giovinezza, quando Unkar gli propose di scappare insieme, ma lui non poté accettare a causa delle differenze sociali. Adesso è disposto a seguire il loro amore coltivato in 40 anni e a prendere la strada insieme. Questa volta senza paura. Nel frattempo, Demir si lamenta con la madre perché gli impedisce di parlare con Zuleia e di vedere i suoi figli. Unkar cerca di tranquillizzarlo, ma gli suggerisce di prendersi cura di Zuleia e i bambini con l'aiuto della polizia, perché quello che sta facendo Unkar è un crimine. Tornando a casa, Unkar vede Zuleia e Yilmaz abbracciarsi e parlare. Questo suscita delle preoccupazioni e dei dubbi nella mente di Unkar riguardo al comportamento di Zuleia. Il mattino seguente, Yilmaz, su insistenza di Fecheli, accompagna Mushgan al lavoro. Mushgan gli promette di essere una famiglia felice all'esterno, ma nemici dentro casa. Yilmaz si incolpa, ma Mushgan lo accusa di trascurare lei e il suo figlio. In ospedale, Yilmaz esprime gratitudine ai colleghi di Mushgan per il loro supporto durante il difficile periodo recente, a causa delle calunnie. Ora, grazie alla testimonianza di Zuleia, è stata scagionata e può prendere il posto di Sabatin. Il giorno successivo, Demir si presenta alla villa con la polizia, cercando di portare via Zuleia e i bambini. Saniye avverte Unkar e la polizia informa Zuleia delle accuse di Demir, ma Zuleia si rifiuta di andare con lui, affermando che sta bene con Unkar e i bambini sono felici con lei. Demir minaccia di portare via i bambini, ma Zuleia si rifugia in casa e Unkar e il poliziotto ordinano a Demir di andarsene con loro. Questa è solo un'anteprima dell'emozionante episodio di Terra Amara. Se il video ti è piaciuto, lasciami un mi piace ed iscriviti al canale per non perderti le prossime anticipazioni di Terra Amara. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!